Lu, tutto pronto per la festa del patrono di Licata. Vie di accesso al mare e spiagge, scatta l'operazione Ferragosto sicuro. Sono pericolosi, chiesta la rimozione dei blocchi in cemento della strada Sant'Antonino. Benvenuti all'edizione di Qui Licata TG di oggi, 14 agosto 2024. Mancano solo 4 giorni ad una delle feste più attese dell'anno a Licata, la processione estiva del patrono Sant'Angelo. Si comincia domenica 18 agosto alle 20, ma già il giorno prima sono tante le iniziative in programma. Tutte le info in questo servizio. Vienici a trovare a Marina di Cala del Sole. E chi siamo? Tutti morti! Evviva Sant'Angelo! Si chiama Viva Sant'Angelo, il programma delle iniziative che l'amministrazione comunale di Licata, guidata dal sindaco Angelo Balsamo, ha organizzato in occasione della festa patronale, la seconda dell'anno, lo sapete tutti. La festa principale è il 5 maggio e poi Sant'Angelo viene festeggiato nella domenica successiva a Ferragosto, che quest'anno cade il 18 di agosto, quindi tra 4 giorni. Ecco gli appuntamenti in programma. Il 17 agosto, dalle 19 in poi, cavalli e muri parati partiranno dal piazzale della scuola Marconi per raggiungere, dopo aver attraversato il centro storico, la piazza Sant'Angelo. Il 18 agosto i ceri che accompagnano in processione l'urna del patrono lasceranno il santuario per raggiungere in processione, condotti da portatori, la piazza Elena. Lì attenderanno la processione della sera. Comincia alle 20, quando solennemente Sant'Angelo lascerà il santuario per percorrere, condotto da portatori scalzi, tutte le vie del centro storico. Una grande festa, come al solito sono da non perdere soprattutto le 4 corse dell'urna e dei ceri. Ma non finisce qui, perché la manifestazione si concluderà il 18 agosto, domenica prossima, dopo la mezzanotte, ma secondo noi sarà anche più tardi, con i giochi pirotecnici sul molo di Levante del porto turistico. Il giorno successivo il ritorno del santo nella cappella che si trova nella navata a sinistra di quella centrale del santuario, dove rimarrà fino al prossimo mese di gennaio. Ed a proposito di feste patronali, a Palma di Montechiaro si prepara quella della Madonna del Rosario, in programma per l'8 settembre e che andrà avanti per buona parte del prossimo mese. Il sindaco Stefano Castellino ha annunciato che sono aperte le iscrizioni per il corteo di cavalieri, amazzoni e carretti siciliani del 15 settembre. Per iscriversi bisogna raggiungere il Palazzo degli Scolopi dal 19 al 25 agosto. Ed ora il Ferragosto. A Licata è atteso l'arrivo per la notte del 14 ed il giorno successivo di migliaia di persone decise a trascorrere il Ferragosto al mare. Sono stati potenziati da parte delle forze dell'ordine tutti i servizi di controllo. Vediamo. È già iniziata oggi l'operazione Ferragosto Tranquillo, che vede impegnate tutte le forze dell'ordine, i soccorritori del 118 e naturalmente la protezione civile, con le associazioni di volontariato pronte a controllare le strade, le spiagge, a verificare che tutto sia a posto. È prevista già a partire dal primo pomeriggio di oggi una grandissima affluenza di bagnanti dai centri limitrofi, ma anche da quelli più lontani delle province di Agrigento, Caltanissetta e Enna. Tutti sulle spiagge di Licata per trascorrervi il Ferragosto. E allora le forze dell'ordine hanno organizzato un particolare servizio intanto per monitorare le vie di accesso al mare e evitare incidenti. E
poi controllare anche ciò che accade nelle immediate vicinanze delle spiagge con riguardo ai parcheggi e sugli arenili. Al solito la notte di Ferragosto ci saranno le ambulanze dei volontari di protezione civile in prossimità di Mollarella e Pisciotto, le spiagge più affollate, per soccorrere eventuali bagnanti che dovessero sentirsi male. E adesso la cronaca. Proseguono le indagini dei carabinieri sull'uomo che tre giorni fa è stato ferito ad un piede da un colpo di pistola sparato molto probabilmente da un'arma ad aria compressa. Sentito dagli investigatori, il quarantenne avrebbe detto di non sapere chi gli ha sparato. Ed un episodio simile si è verificato nel centro storico di Agrigento. Qui un pensionato ha scoperto che la finestra del bagno di casa sua è stata raggiunta da colpi esplosi da una carabina ad aria compressa. Ad indagare sono i carabinieri della compagnia cittadina. Togliete quei blocchi in cemento armato, sono pericolosi. L'appello arriva dagli automobilisti che ogni giorno percorrono la via Sant'Antonino, riaperta al traffico di recente. Non sono stati ancora portati via i blocchi utilizzati in precedenza per chiudere la strada. Vediamo. La strada comunale Sant'Antonino è aperta da 2 settimane e, lo abbiamo già detto in occasione della riapertura, è un bene perché finalmente dalla zona collinare della città si può raggiungere il centro storico in maniera più veloce. I problemi che segnalavamo nel giorno dell'apertura però sono rimasti. A preoccupare i tanti automobilisti che ogni giorno percorrono l'arteria sono soprattutto quei blocchi in cemento armato, utilissimi nel momento in cui servivano a bloccare la strada, ma che adesso rimangono quasi al centro della carreggiata, ne occupano una parte e soprattutto di sera non si vedono. Da parte dei residenti della zona ci arriva la segnalazione che giriamo agli enti competenti, viene chiesto a gran voce di portar via quei blocchi proprio per evitare pericoli per automobilisti e motociclisti. Cambiamo argomento. Il noto DJ Mario Fargetta sarà l'ospite d'eccezione della seconda edizione di Licata DJ Contest, in programma per il 16 agosto nell'area del centro commerciale Il Porto di Licata. Nella manifestazione che mette a confronto tanti giovani DJ, Fargetta sarà presidente di giuria e special guest. Rock e nostalgia. Lunedì sera in Piazza Progresso a Licata con il concerto di Matthew Lee. Seduto al pianoforte, circondato dalla sua band, l'artista ha incantato i presenti. Vi mostriamo una clip. Per oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon Ferragosto. Arrivederci alla prossima edizione di Qui Licata TG.